In occasione della visita dell'assessore regionale Coletto alla sede del CERRIS di Verona è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta nel corso del periodo estivo, presentando quelle che saranno anche le iniziative nel prossimo futuro. Da parte sua l'assessore regionale ha ribadito l'importanza di questo centro e della sua attività nel contesto della sanità e sociale proiettato in un cammino che sia orientato all'inclusione. Sì, è un punto di riferimento importante, è assolutamente inserito all'interno di quello che è il piano sociosanitario. Ricordo che il Veneto è una delle poche regioni a fare un piano sociosanitario e non un piano sanitario, esclusivamente sanitario. Quindi vuol dire che l'inclusione, l'attenzione verso chi è stato più sfortunato c'è stato in passato, c'è ora e ci sarà sempre. Pianificare significa gestire quello che sarà il futuro e noi lo vogliamo gestire tenendo conto di quelle che sono le disabilità e le necessità dei meno abbienti. Durante l'estate abbiamo cercato di mantenere le attività che venivano fatte, però creando anche momenti di svago e di ludico-ricreativi, dove ci sono state anche le vacanze, hanno fatto esperienze di tipo diverso, che queste hanno permesso ancora di più di sentirsi loro cittadini attivi rispetto all'esterno, questo sia riguardo i minori che riguardo l'area della disabilità. E in più abbiamo messo in programma anche delle feste, per cui diventavano un momento di aggregazione non solo con le persone che giravano attorno ma anche con delle persone esterne, e abbiamo poi cercato di fare una programmazione per quanto riguarda l'autunno, dove organizzeremo un po' la presentazione di un libro che abbiamo fatto di ricerca sulla stanza Snowdrain e la musicoterapia associata, più ci sarà una grande festa il 20 di ottobre che la faremo in Duomo con Sua Eccellenza, sempre legata alle persone che ruotano attorno al CERRIS, e dove presenteremo un bel progetto che è quello della abbiamo fatto una squadra ciclistica con dei tandem, con la donazione di Giovanni Rana, che sarà presente anche lui probabilmente il 20, e col Vescovo darà una benedizione simbolica rispetto a questo come continuità. Adesso andremo a Loreto il 26, il 27 e 28 ottobre con i Cavalieri di Malta, con i quali abbiamo costruito una bellissima relazione, e in più partiremo, e di questo ne siamo orgogliosi, con la TUN, dove lei farà un laboratorio specifico qua tutti i giovedì pomeriggio con dei volontari, e lavoreremo con loro per creare ancora non delle cose belle, ma creare delle persone dove si sentono valore rispetto alle loro fragilità.